Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ciao Guido. Abbiamo cambiato postazione, sempre noi. Ci hanno ridotto, siamo qua. Ci hanno riportato al vecchio studio, quello, come dire, più intimo. Sì, qui ci abbiamo temperature differenti, la stagione è cambiata, siamo in pieno autunno. Cambiate molte altre cose, cerchiamo di combattere da questa postazione. Esatto, sono cambiate alcune cose, poi qualche accennetto lo daremo, ovviamente, per come dire, siamo sempre scene da social. I piedi per terra vanno mantenuti comunque. Esattamente. Direi di fare subito la sigla e poi diamo i nostri riferimenti. E siamo di nuovo in diretta, eccoci qua. Allora, i nostri riferimenti per chi vuole mandarci le domandine 351-827-1580 per il nostro numero WhatsApp, quindi scriveteci in totale relax quando volete. La classica anche vocali, volendo, anche vocali, poi li ascolteremo un po' prima, non li ascolteremo in diretta, perché, come si vuol dire, non vorremmo fare la famosa radio radicale degli anni non 90 ancora, poi vedremo, anche non ancora, poi vedremo, poi vedremo, dipende quando andremo. Esattamente, weblivetv.network@gmail.com la nostra mail, e sempre il sito internet weblivetv.it, pulsantone play e ci potete ascoltare. Yes. Allora, nel frattempo, l'ultima puntata abbiamo dato delle indicazioni su come si vota, e abbiamo votato, quindi chi più chi meno, purtroppo con scarso successo vista l'adesione a questo punto. Esatto, più o meno che chi ha votato, forse probabilmente non ha sentito i nostri consigli su come si votava, non su chi, ma su come. Era sul come, era sul sì, chi, sul se votare. Esattamente. Visto che c'è stata un'enorme astensione, quasi 40% tra i più giovani, tanta roba tra i giovani, la fascia degli ultra trentenni, ma dei under 30, visto che era la prima volta che i diciottenni votano anche per il Senato. Ma infatti, nonostante ci fosse questa concessione per la prima volta nella storia, c'è stato un abbandono. Peccato, insomma. Esatto, è stato un peccato, anche perché ieri l'ho scritto anche sul mio Facebook, visto che siamo scene da social, post garbato e contenuto. Esatto, ho visto un po' di numeri, di numeri con la M, con due M, anzi. L'hai scritto subito. L'ho scritto subito, esattamente. Il fatto che il 40% dei giovani, dei giovanissimi non hanno votato, e poi che... Riflettendo, sono magari gli stessi che poi magari vanno, mettono i video, no? I famosi video, vado via dall'Italia perché è tornato di il ventennio, redditi, scuola, studi e quant'altro. Prima si vota e poi si protesta, questa è la prassi, diciamo. Anche perché chiunque vada nel passato e in futuro, ovunque sia al governo, comunque delle riforme le fa, né bene o né male. Quindi magari anche fosse un 10%, un 20% di quello che gli richiede il suo elettorato lo fa. Quindi la minore delle ipotesi, la peggiore, quello che sia, però comunque è un diritto che va fatto, anche perché, chiudiamo la parentesi, non mi sembra questa la sede, il rispetto di chi ha combattuto per raggiungere quei diritti. Ricordo che fino al 1946 le donne non votavano, esattamente, e anche gli uomini non c'era comunque sia completamente una forma di elettorato completo, benché da Giolitti dal 12 si prevedesse, per non parlare di tutte le varie discriminazioni. Quindi dare un calcio a delle libertà mi sembra veramente assurdo. Però andiamo avanti, assolutamente, vediamo assolutamente come saranno i prossimi anni e le prossime prospettive. La cosa interessante, visto che, come dicevamo prima, che noi analizziamo le scene da social, il post social è sempre bello, perché ne leggi veramente tante, il riscontro che torna indietro, esatto, ne leggi veramente tante. La cosa più interessante, qui ci sorridiamo ovviamente, ma non perché vogliamo prendere in giro chi l'ha scritto, ma solo per puntualizzare tutto questo aspetto, è il fatto che molti hanno detto il voto non è più segreto, perché visto ci prendono i numeri delle schede quando andiamo. Sarà veramente un dramma. L'antidaccheggio, come era chiamato, esatto, quello serve semplicemente per attribuire la persona alla scheda. Se voi ricordate, non nelle ultime, ma nelle precedenti elezioni, il famoso voto di scambio. C'è una parte dello scambio, però le schede furono stampate e inserite dentro le urne delle schede che non erano corrette, non erano fasulle, erano precompilate, erano stampate in maniera scorretta. Quel cedolino non è per far sì che ci sia un complotto dietro che porti a un riconoscimento a casa tramite la grafede e quello che sia, ma unicamente per far sì che la persona che ha firmato, ha ritirato la scheda, sia la stessa scheda che va dentro. Solo questo. Esattamente. Secondo, le modalità copiative, parlare nel post già era drammatico. Nel post ci diamo le martellate. Esatto, però fantastico. Però comunque sia, la matita copiativa non è che è fatta apposta perché poi si riconosce la grafia e quant'altro.
il tratto che rimane leggermente sbiancettato è fatto apposta perché dietro, se avete visto nel retro della scheda, ci sono tutte delle righette che fanno così che anche se non si evince il colore, c'è comunque sia il solco, non parla dell'aratro che traccia il solco, esatto, tornare alla vicenda, esatto, di prima, insomma, esatto, che comunque sia lo lascia comunque sia non modificabile. Tutta una serie di accorgimenti che possono sembrare inutili, perché costa una scheda, le schede costano quasi pare 0,50 centesimi, sì, quasi un euro l'una, sì, 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 quindi, è verissimo, per i milioni, insomma, è un prezzo enorme, che comunque danno delle garanzie, se questo è il problema, esatto. Il problema è la genuinità del voto. Se poi è il post, la lettura e quant'altro, mi sembra che nessuno abbia contestato in questa situazione, assolutamente, da chi è stato estromesso perché arriva dall'un 9% o a chi stava sotto, compresi i candidati che davano per scontato la, esatto, loro elezione, c'era qualcuno... nei collegi casalinghi, più o meno, e quant'altro, esatto, insomma, esatto, romani anche, insomma. Sa di fatto che comunque, sì, se avete notato, insomma, il tagliandino si strappava prima e poi la scheda veniva inserita, quindi davanti, esatto, all'elettore, esatto, nascosto, quindi nessun problema sotto questo aspetto, quindi superiamo l'argomento avanti, elezioni, sì, esattamente, altrimenti divento ginepraio. Passiamo subito alla prima domanda di oggi. Yes, allora, oggi domande interessanti, sì, domande interessanti. Allora, la prima ce la fa subito Giacomo e ci dice: i dossi sulle strade sono sempre legittimi, anche quelli che sono fatti non dal comune? Allora, le strade, in termine generico, Giacomo, le strade pubbliche e le strade private. Nella strada privata, nei limiti della sicurezza, il privato può farci quello che vuole, anche una montagna di un chilometro non è un problema, purché sia nei limiti della sicurezza. Nelle strade pubbliche c'è una grossa differenza che prevede il codice della strada. Strade minori, quindi intorno ai parchi secondari, derivazioni interpoderali, e le strade ad alto scorrimento in cui passano i mezzi di soccorso, le ambulanze, i pompieri, polizia e quello che sia. Per quel tipo di strade è previsto un limite massimo di altezza, ma non sono i dossi, sono semplicemente delle barre, sì, alte tra i 3 cm massimo fino ai 5 a seconda della velocità. Quindi sono delle barre di plastica o dei semplici cordoli. Il dosso che spesso vediamo, a volte anche fatto dai comuni, in cui c'è un rialzo di cemento con una cunetta o un dosso notevole, quelli di solito vengono venduti, tra virgolette, come strisce pedonali rialzate. Quindi è un modo di rialzare la strada ma non fare un blocco. Ho una sentenza, che manca tanto recente, nel 2016, ha previsto che anche quelli, benché siano dati in buona fede dal comune per interrompere la corsa di alcuni matti, verranno rimossi. È successo sia a Ostia che a Fiumicino di rimuovere alcune cunette, sì, su via della Scafa, la parte finale, a Ostia su via delle Fiamme Gialle sul lungomare, che sono stati rimossi perché le ambulanze o i mezzi di soccorso ci cozzavano con la parte bassa o devono rallentare in maniera preoccupante. Quindi se è vero che danno sicurezza da una parte, non la danno dall'altra ai mezzi che ne hanno bisogno. Per, esatto, cui, allora, rispondendo in maniera generica a Giacomo, allora, sono legittimi quando rispettano l'altezza prevista, è di 2, di 3 o di 5 cm a seconda che il limite sia massimo 50, massimo 40, massimo 30. Quindi stiamo parlando di velocità, come si dice, domestiche più che comunali da questo punto di vista. Il comune che ha fatto e ha costruito i dossi che indica Giacomo, quindi i veri propri rilievi su cui passano le strisce pedonali, in teoria dovrebbero essere piano piano rimossi in seguito alla delibera che ci sarà fatta al Ministero dei Trasporti, ma anche delle attività comunali. Per cui, se li vedi Giacomo, penso che abbiano vita breve, sostanzialmente. Sì, esatto, esatto. Sì. Dovrei solo stare attenti perché ogni tanto si vedono quelli proprio fatti in plastica che manca, sì, qualche pezzo, no? Lì magari con uno quelli scooter chiari, esatto, con uno scooter, se uno non sta attento, anche perché rimangono ipernetti d'aggancio, quindi può essere pericoloso anche per le bici, monopattini e quant'altro, insomma, esatto, lì bisogna stare attenti. Nel caso, sì, se ci fosse ahimè un incidente, si possono chiedere magari danni al comune, tecnicamente. Sì, nel caso in cui il comune non abbia deliberato, oppure abbia deliberato, perché poi ovviamente gli avvocati campano dello scarico di responsabilità a catena. Se il comune avesse deliberato la rimozione ma la ditta appaltatrice non l'abbia fatto, sì, c'è uno scarico di responsabilità, però senza complicarci la vita, già ce la siamo complicata prima col sistema elettorale, sì, 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 sì. In teoria il comune è responsabile in questo caso. Quindi Giacomo, se vedi dei dossi, quelli veri e propri, superiori ai 6-7 centimetri, potresti fare per assurdo una segnalazione al comune e richiedere la rimozione. Esatto, esatto. Nel caso, anche per dovere civico, sì, lo diciamo un po', abbiamo detto anche per la famosa spazzatura della domanda, sì, scorsa, sì, c'è la possibilità di chiamare, cioè avvertite magari il comune o comunque... Sì. Allora, non è che si manda il messaggio, no, TVB. Certo, certo, certo. C'è, a seconda del comune Fiumicino, Ostia, noi rimaniamo qui sul litorale, ma anche Pomezia, certo, volendo rimanere sul litorale romano, c'è l'ufficio tecnico. Fiumicino sta dentro il comune, sì, Ostia sta sul lungomare, la colonia. C'è un'email che trovate su internet in cui è possibile segnalare al responsabile dei servizi e responsabile del settore viabilità e trasporti, polizia locale e ufficio tecnico,
indicare il civico all'altezza della strada. È un atto dovuto di civiltà. Sì, la sì. mia espressione dovrebbe esatto. rendere conto su quanto esatto. seguito possa avere. Esatto. Però provateci, almeno può essere che magari più persone giusto, possono giusto, essere giusto. Efficaci. Insomma, così. Esattamente, esattamente. E direi di andare. Sono buono in questa situazione, sono abbastanza carbato. Esatto. Insomma. Anche perché voglio sì. dire, in questo periodo è meglio essere tranquilli, altrimenti si innescano facilmente polemiche. Ti abbiamo visto, insomma, negli ultimi giorni nei social, insomma, nei vari gruppi. Che angosce. Faremo una puntata special gruppi un giorno. Sì. Prima o poi lo faremo. Soprattutto quando sono costretto a difendere gli utenti nei confronti della persona che ha presuntivamente fatto non dico delle truffe, ma delle irregolarità, e lui si difende dando la colpa ai cittadini o a chi fa il polverone. Stiamo parlando, rasentando la follia. Una cosa è un dato sociale che va, appunto, stiamo parlando di social. Io ho notato, io con i principali titolari dei gruppi Facebook di Ostia e Fiumicino, quindi che rappresentiamo 50-60 mila iscritti, quindi una buona fetta. Le notizie sono al contrario. Partono dal social con un post, un commento, e i giornali lo riprendono. È vero. C'è un'amplificazione contraria. Una volta era il social che faceva il copia e incolla la notizia del Messaggero, del Corriere della Sera, della Repubblica. Adesso è il contrario. Vengono contattati i gruppi o coloro che fanno i post e ne nascono notizie di dubbia genuinità, praticamente. Esatto. Io posso fare un post dichiarando quello che voglio io, e se da lì ne nasce una notizia senza verifica, ai noi. Esattamente. Prima pausa musicale, sì. arriva quel gruppone che negli anni 90 ha fatto veramente epoca. Le ragazzine ti strappavano i capelli. Io non ce l'ho, quindi non mi potevo strappare. Tra l'altro, non sono una ragazzina. Però, per Robbie Williams, ancora se li strappa. Beh, no, ma comunque, sì, assolutamente. Parliamo dei Take That, Back for Good. Super canzone, poi torniamo. E siamo di nuovo in diretta, eccoci qui, Take That, Back for Good, li abbiamo appena ascoltati, il gruppo che abbiamo detto prima ha fatto veramente epoca, abbiamo fatto un bel percorso, come dire, retro, comunque oggi è una puntata, ho visto playlist, ho dato un occhio alla playlist, boy band, anni 90, esatto, anni 90, sì. Beh, diciamo che quelli che hanno fatto veramente, adesso ce ne stanno svariati, non nascono, vanno su, vanno giù, ma non loro sono boy band adesso, cioè sì. il rapper che sta accompagnato dalla melodica del momento o dall'elemento particolare. È verissimo. Volevo solo ricordare che l'altro ieri a me è venuto a mancare Bruno Arena dei Fichi d'India, aveva avuto un ictus proprio dopo Zelig, appena proprio dopo una puntata 2013, sì, esattamente 9 anni fa, tanto, 65 anni, insomma, uno dei quei duetti comici che veramente peraltro è sempre stato, a differenza degli altri duetti, politicamente oggettivo, imparziale, tutto sommato garbato, mai volgare. Uno di quei due che erano insieme a Ficarra e Picone, altri, quei pochi che non danno sulla volgarità o sul, come dire, marcare, sai, troppo l'elemento dialettale o caratteristico. Tra l'altro, molto bravi. Leggendo appunto sui social tanti messaggi di cordoglio, insomma, anche di vari colleghi, è venuto fuori anche che era veramente una brava persona, cioè una di quelle proprio ho visto con la B maiuscola. Attività di volontariato, raccoglieva comunque sia fondi per cliniche RSA, ho visto addirittura. Era un amante della musica. Come no? La BFM gli ha dedicato addirittura un concerto. Era un amante della prima della Forneria Marconi, quindi anche di musica locale italiana. Insomma. È vero. Visto che però siamo Guido, oggi è argomento caldo di questa settimana. Dobbiamo smaltirlo. Così, dalla prossima settimana cambiamo argomento. Non parliamo logicamente di voto, ma in realtà di quello che poi le problematiche connesse. Il famoso gli accessori, diciamo così. Ha fatto molto discutere questa influencer Giulia Torelli che ha detto i vecchi non devono votare. Tra l'altro, se si fosse fermata lì, diciamo, vabbè. Ma poi ha detto peccato veniale, esatto. Sei scivolata nel peccato mortale. Ma insomma, poi ha continuato dicendo i vecchi non devono uscire, devono rimanere dentro casa, cioè proprio l'apoteosi del disastro, cioè, Io da quello che ho potuto vedere dall'estratto di video, spero che colta da un momento così di esaltazione, speriamo, da chi magari la fomenta, chi i follower che sono un settore di età abbastanza limitato, l'ha voluto fare solo per carpire, che ne so, compiacenze, carpire follower e quant'altro. Spero veramente che, visto che chi la mantiene per fare questa attività o l'ha mantenuta sono i vecchi, magari forse ravveda o quantomeno riapra la sua visione, insomma, anche perché se non ci fossero stati i vecchi a votare, saremmo stati al 10%. Avrebbero votato solo i politici, cioè, o i quarantenni. Esattamente. Comunque, io penso che, siccome di questi pseudo scivoloni degli influencer succedono parecchi, non solo in queste audizioni, ovviamente, penso che sia quasi una cosa voluta, nel senso, perché andando in
trend, andando virali, è comunque l'algoritmo dei social che ragiona con i paraocchi, ovviamente, perché non va. Quello è vero, forse l'algoritmo ha una via, come si dice, oggettiva. Esatto. Imparziale. Quindi la risposta, purché sia, esalta. Me lascia prudente il tuo giudizio il fatto che sia ragionato. Di sì, alcune influencer. No, credo che rimango prudente sul fatto che abbiano la capacità di elaborare un disegno, no, strategico. Chi per loro, magari chi li segue, dice, sì. Facciamo un tweet oppure facciamo un video polemico. Lo faremo, insomma, anche sì, noi. Anche noi faremo una cosa. Qualcuno è morto di freddo o quant'altro, esatto. E ci inventeremo chissà che cosa. Esattamente, lo faremo anche noi, preparatevi. Triste veramente la situazione in cui per fare follower bisogna dare della follia, insomma, poveri noi. Esatto, e poi se fossi uno di questi grandi network, tra l'altro loro ci campano su questo, certo. Però farei quasi una verifica sui follower, nel senso, sì. Perché oggi veramente, l'ho ribadito anche qualche giorno fa, oggi si acquistano facilmente 100.000 follower, cioè, sì, e anche a livelli... Vendono a pacchetti, esatto. Sia gli orari che l'esposizione che l'evidenza, quindi si riesce a guadagnarli veramente in pochissimo. E costano poco, parliamoci chiaro, cioè, non vorrei dare i prezzi, ma così per dare un'indicazione, qualche migliaio d'euro, cioè prende decine di migliaia, ma allora, sì. 1000 follower costano 6 euro 7 euro, quindi io ho visto pacchetti più interessanti da 50-60 mila, che cominciano a rendere una persona abbastanza veduta, su qualche migliaio d'euro, che vuol dire però poi poter raggiungere un gruppo preoccupantemente ampio. Esattamente. E quindi potrebbe sparare veramente tutti i tipi, insomma. Esatto, esattamente. Ma oggi siamo polemici. Polemici mood. Comunque andiamo avanti sì. Con le nostre domande. Ce la fa la seconda domanda di oggi, Laura. Allora, sì. Questo è interessante, perché quando i tassi di mutui e prestiti sono da considerarsi usurari? Laura, dovremmo fare, penso, una decina di allora, 8 ore potrebbe durare. Circolo S sintetico, mettiamoci un timer, faremo un record del mondo. I tassi di mutui ovviamente non sono tutto uguali, quindi non c'è una soglia fissa come un'asticella in cui superata quella. Si calcola sul tasso di interesse. Laura sicuramente saprà che esiste il TAN, T-A-N e TAEG. Il riferimento è il TAEG, il tasso annuale complessivo, quindi globale, cioè sarebbe il tasso di interesse che ogni anno applica la banca, più gli interessi, più le commissioni, più le coperture. Quindi l'insieme, tutto dentro, per cui fare un'ipotesi di usura semplicemente perché si vede un tasso e poi si vede dei ricarichi, no, quei ricarichi già fanno parte del TAEG, ok? Quindi il tasso annuale complessivo, che poi TAEG sarebbe il termine efficace. Ogni 3 mesi la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano Cambi, fino al 30 settembre, quindi fino a oggi, chiude, che è dal 1 luglio, emette una soglia massima, che di solito è l'8% oltre il TAEG, per cui non i mutui in genere, ma se il tuo mutuo ha un TAEG di 10, in questo mese raggiunge il 18, quindi al 10 più quell'8% in più, può essere segnalato, quindi può essere oggetto di usura. Quindi non c'è una soglia fissa, ma è da applicare a seconda di ogni singolo mutuo. Quindi ripeto, Laura, e per chi magari ha cercato di venirmi appresso, una spiegazione molto difficile, insomma. Ogni mutuo ha il suo tasso di interesse, non si calcola solo il tasso di interesse netto che vedete dal notaio con tutti i mensilità e quant'altro. Quello più tutte sopra le somme che vengono ricaricate dalla banca, dall'assicurazione, dai servizi e quant'altro. Quindi il complessivo, so che appare ingiusto, ma io rispondo a una domanda, non esprimo pareri, grazie a Dio, sennò sarebbe molto impegnativo e oltre che i follower ci avrei persone che mi aspetterebbero fuori dalla porta. Per cui l'intero complessivo di tutte le spese, con una soglia maggiorata del 8%, 8, mancano due dita, 8%, quella è la soglia di quel singolo mutuo, che è la soglia di usura. Nel caso in cui i calcoli, logico, non è opportuno farli a casa col cellulare, magari farli fare a un consulente, si superasse, è possibile mandare la comunicazione alla banca, all'Ufficio Italiano Cambi, che è l'ufficio che fa le verifiche per la Banca d'Italia, che ripeto, ogni 3 mesi, quindi lunedì usciranno i nuovi tassi di interesse che verranno nei prossimi 3 mesi, fare una segnalazione e chiedere alla banca di o calmierare il prezzo, quindi riabbassare i tassi per tutti gli anni che rimangono, quindi anche 20 anni, o addirittura far causa in sede civile presso il tribunale, con un processo che fa prima gli accertamenti e poi arriverà eventualmente una condanna. Anche è successo, ne abbiamo fatti parecchi, anche per la restituzione delle somme date fino adesso con gli interessi maggiorati. In chiusura, per Laura, per calmare anche gli ascoltatori bancari, chi già sta facendo no, i calcoli bancari, no, l'altra parte, anche l'altra parte, insomma, superare l'8% del TAEG, che già è alto, TAEG ripeto è complessivo, non è l'interesse netto, è molto 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 difficile. Le banche, che giustamente è il loro lavoro prestare soldi e riceverli insieme in termini economici, lo fanno il conteggio forse prima di noi, quindi tendenzialmente evitano di superare la soglia, magari la rasentano, ci arrivano vicinissimi,
però non la superano. Per cui succede, perché succede, ce ne sono tante cause, però stare attenti a far fare dei conteggi sul TAEG. Va bene, Laura? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Spero. Esatto, esattamente. Quindi controlli e verifichi da chi ne sa, ovviamente non le fate voi, perché altrimenti l'usura esce subito. Esatto, esattamente, esattamente. Sì. E detto questo, altra boy band, loro hanno avuto meno successo, però c'è stato quel paio picco, esatto, paio quel picco. Sì. Parliamo degli Seventeen, anche loro comunque, anche poi una delle prime canzoni famose fu proprio una cover, che è questa, Western Girls dei Pet Shop Boys, grande gruppo anni 80, insomma, storico. Ci l'ascoltiamo e poi torniamo. E siamo di nuovo in diretta, eccoci qua, dopo gli Seventeen ci siamo noi e non siamo parte del gruppo, anche perché potrebbero, c'è un 17 più un 33 più, insomma, perché tra l'altro essendo un po' spariti possono essere veramente chiunque, anche il fornaio sotto casa, perché penso più uno ci hanno l'età nostra, sì, probabilmente torna più o meno 50, probabilmente, penso, insomma, sì. Allora, detto questo, ho visto una notizia molto, molto particolare l'altro giorno, mi è passata adesso quella che dicevamo prima di un famoso distributore, ma non abbiamo Ginebrai, perché no, comunque. E saluto anche il gestore e quant'altro, cioè, esatto. Il mio compito è, oltre a quello di fare rompiscatole e dare fastidio a Emanuele, è quello di calmierare gli animi, nel senso che è inutile dare accuse penali, civili e quant'altro, si fa prima la verifica per attribuire la colpa. Quindi, come è vero che nessuno, né l'avvocato né la parte, può dichiarare chi c'ha ragione, nessuno può assolvere, nessuno può condannare, per cui si vedrà se il distributore volontariamente o involontariamente, o se è vero che ci fosse un'erogazione di benzina insieme ad altro liquido improprio, poi acqua non si sa che fosse, insomma, altro liquido improprio che ha provocato ingenti danni. Io ho avuto tre persone che assisto che hanno avuto danni da 1.500-2.000 euro. Per cui si verificherà, sembra per il momento che l'assicurazione del distributore che sta in zona Stella Polare abbia manifestato l'assicurazione una disponibilità a fare queste verifiche, vedremo, però attenzione, non sto dicendo di non andarci, in genere nei distributori di benzina, non solo quelli che hanno appena ricevuto il carico con la betoniera, il camion che porta il camion della benzina, la cisterna che scarica la cisterna, insomma, ma anche fuori tempo, anche notturno e quant'altro, perché se nel caso in cui pagaste in contanti c'è la possibilità che non avendo ricevuta nessuno dà la prova che il danno ve l'ha fatto quello o quant'altro, per cui in questo periodo il mio consiglio è, visto che è tracciabile, visto che comunque è utile, visto che è preferibile pagare così, pagare col bancomat. Esatto. Così qualsiasi cosa succede, almeno c'è della prova dell'attribuibilità, qualunque sia il gestore, insomma. Esattamente. Starò bravo, diplomatico. Alla grandissima. Sì. Allora, terza domanda di oggi, ultima domanda di oggi, Franco. Sì. E questa è molto sentita, secondo me, perché ne ho sentite parecchi di queste problematiche. Allora, ci dice Franco: ho notato sulla bolletta online del mio gestore telefonico delle voci con servizi che non avevo richiesto. Posso chiedere il rimborso? Allora, Franco, in teoria sì. Vorrei cavarmela così semplicemente, ma a patto che tu verifichi effettivamente in altra modalità, o online o telefonicamente, o quando hai aderito e hai scrollato magari velocemente privacy e quant'altro, dando poi il baffo di adesione, tu non abbia consentito alla possibilità, come spesso accade, di fare in maniera unilaterale modifica al contratto, come succede in banca, che modificano unilateralmente, quindi inseriscono servizi, ritolgono, aumentano tariffe e quant'altro. Per cui il mio consiglio, Franco, è: premesso che hai ragione nel caso in cui non fossero da te stati richiesti, scrivi, telefona prima telefonicamente al servizio clienti del gestore, qualunque esso sia, e scrivi via mail o via PEC, se c'è, al servizio clientela, assistenza clientela del gestore telefonico, in modo tale da farti dare la specifica sia del contratto iniziale con le voci attribuite, ricaricate, e sul dettaglio delle bollette, perché a volte è possibile che alcune bollette siano state ricaricate e altre no. Per cui in teoria sì, però prima devi sincerarti che quello che tu contesti sia stato effettivamente attribuito in maniera arbitraria, perché ripeto, non solo nell'ambito telefonico, che in questo periodo sono le bollette meno preoccupanti, insomma, sì, ma in ambito di gas, di luce, di acqua e quant'altro, ci sono dei ricarichi mostruosi, o ancora peggio, il conteggio, che non viene più fatto una volta che a casa per casa, viene fatto in maniera automatica, da remoto, quindi vengono date a casaccio delle cifre su delle medie precedenti, magari anche quando la casa è chiusa, spalmate in maniera arbitraria,
Per cui nel telefonico magari non lo è, però richiede il dettaglio della bolletta, Franco, insomma. Esattamente. Uno dei servizi che è scritto sempre in piccolo, che magari noi quando firmiamo non ce ne accorgiamo, è il famoso chi ti ha chiamato, no? Spesso sì. E volentieri quello è inserito, c'è un pagamento trimestrale, ogni tanto c'è un euro che sì, ti levano, però quello, d'altronde in quel caso l'abbiamo firmato il contratto, se non abbiamo controllato il nostro problema. Il problema dei gestori è che le piccole maggiorazioni non sono un problema, le maggiorazioni quelle fisse, imposte, invece vanno controllate. Nella peggiore ipotesi, Franco chiederà rimborso, nel frattempo risolvi il contratto e vai con un altro gestore, sperando che la brace non sia meglio della padella. Esattamente, insomma, esattamente. Nel caso, sì. Comunque, leggetevi tutto il papier di contratti che vi mandano, che vi mandano tramite mail spesso e volentieri. Se ve li mando. Esatto. In chiusura, Franco, c'è comunque sia l'autority garante che trovi su internet e il sito, quindi il massimo la mandi all'ente, all'erogatore del servizio telefonico e poi al garante. Insomma, mette un po' più paura e è un po' più efficace, insomma, dal punto di vista. E con questa direi che abbiamo concluso questa trasmissione, questa puntata, yes. Molto interessante, post voto, quindi la prossima sarà più leggera probabilmente. Tra il polemico e il tecnico, oggi è una domanda abbastanza complessa. Esatto. Quindi noi che cosa facciamo? Visto che è giornata boy band, forse è una delle più importanti perché è quella che ha lasciato il segno. Che rimaneva nel back esattamente, street. Passiamo proprio, certo. Proprio loro, i Backstreet Boys, sì. Cioè Everybody, tra l'altro videoclip che all'epoca fece veramente bellissimo. Scalpore. Cioè, tra l'horror e il lifi, quando ancora si facevano quei videoclip in cui c'erano delle produzioni da thriller computer, senza computer, esattamente. Quindi ci ascoltiamo Backstreet Boys, Everybody, vi diamo appuntamento prossima settimana 7 ottobre, ciao a tutti.